Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Abbiamo indetto questa conferenza stampa per denunciare le gravi violazioni avvenute dal punto di vista della legge, dal punto di vista di tutti i regolamenti parlamentari, sia di Camera che di Senato, in particolar modo sulla legge di stabilità e di bilancio dell'ultima manovra finanziaria, ma anche per denunciare quello che è stato il percorso lavorativo in questi 10 mesi avvenuto in entrambi i rami del Parlamento. Un Parlamento che è stato esautorato dal punto di vista dei decreti, quindi una serie di decreti arrivati uno dietro l'altro, che hanno impedito di poter programmare bene i lavori tutto il Parlamento, e considerate che ad oggi quello che è realmente il lavoro che dovrebbe fare un Parlamento, cioè esaminare atti di natura legislativa, è stato pressoché nullo. Siamo certi che parte di questa responsabilità è da additare al Presidente della Repubblica Napolitano, che è stato garante di questo governo, è stato garante del duo Berlusconi-Renzi. È assolutamente assente a garanzia sia del Parlamento sia degli italiani. Considerate che nella vita fino a 10 mesi fa io ero un architetto, per cui nella normalità la programmazione, il progetto era alla base del mio modo di lavorare ed è quello che è venuto a mancare principalmente all'interno delle istituzioni. Quindi, tolta la parte legislativa, il Parlamento è assolutamente svuotato. Ora cercheremo di entrare nei particolari e anche nei motivi particolari di alcuni decreti che riteniamo siano assolutamente vuoti dal punto di vista appunto sia del rispetto delle leggi che appunto, come dicevo, del regolamento. Passo la parola al mio collega della Camera. Buongiorno a tutti, sono Sorial Giorgio. Il punto per cui, per l'appunto, come diceva Maurizio Santangelo del Senato, la questione fondamentale è il fatto che il Presidente della Repubblica dovrebbe garantire innanzitutto il rispetto per le opposizioni, dovrebbe garantire la legittimità delle norme che vengono licenziate dal Parlamento e naturalmente la costituzionalità di queste norme. E come vi sarà spiegato anche dalle due colleghe Castelli e Bulgarelli, ci sono una serie di decreti e c'è la legge di stabilità stessa che non rispetta alcune norme e non rispetta questi principi. In particolar modo Napolitano ha dimostrato di non essere garante in alcun modo delle opposizioni, anzi, l'unica vera opposizione che naturalmente tutti i partiti si sono ritrovati ad avere da ormai una decadenza di questi ultimi 20 anni siamo stati noi, e questo li ha colti sicuramente di sorpresa e ha fatto anche in modo che più di una volta Napolitano si esprimesse contro di noi, si è espressa proprio contro il Movimento 5 Stelle, cosa che nel suo mandato precedente non era mai successo e cosa che in realtà non si era mai vista all'interno di una Repubblica o dei lavori parlamentari. La mancata garanzia, tra le altre cose, dei lavori dell'opposizione viene dimostrata anche in questi giorni, viene dimostrata all'interno proprio dei lavori della Camera dei Deputati in questi giorni, dove si sta discutendo il decreto IMU Banca Italia e dove già da ieri sera questi grandi partiti della maggioranza stanno paventando la tagliola, stanno paventando il fatto di cucire le bocche praticamente ai deputati dell'opposizione, che stanno semplicemente dicendo una cosa: questi 7,5 miliardi di euro non possono essere regalati alle banche private e alle assicurazioni. Uno, perché è ingiusto; due, perché nella situazione in cui ci ritroviamo adesso siamo sicuri che le priorità per questo paese possano essere ben altre. E la tagliola, tra l'altro, riporta a questo termine, vi riporta
in mente come per l'appunto ci sia una violenza nei confronti delle opposizioni. Potremmo dire che il boia napolitano in questo momento stia avvallando tutta questa serie di azioni nei confronti proprio delle opposizioni per cucire loro le bocche, anzi per tagliarci quasi la testa ed evitare che noi possiamo riportare questo posto, i lavori di queste aule, per il bene dei cittadini. Passo quindi la parola alle mie colleghe. Sì, grazie a tutti. Diciamo che questa conferenza nasce anche dalla volontà di prendere in mano la situazione e decidere di fare da qui in avanti un'azione ripetuta nei confronti del Presidente della Repubblica Napolitano. L'azione ripetuta che noi ci accingiamo a fare, abbiamo già cominciato a fare fin da qualche giorno fa, è quello di informare il Presidente della Repubblica tutte le volte che un decreto esce da una Camera o dalla Camera o dal Senato, informare il Presidente nel momento in cui lui si trova a firmare il decreto, che cosa in quel decreto è incostituzionale o che comunque non rispetta la legge. Per cui siamo sicuri che questa attività sarà intanto ben accetta dal Presidente, perché troverà una nostra letterina ogni volta che si troverà a firmare un decreto, e dall'altra parte potremo finalmente ricordargli quelle cose che magari si può perdere nel corso dei lavori parlamentari. Perché spesso capita che un decreto nasce in una maniera e di solito non è che nasce proprio come un buon decreto, ultimamente ne abbiamo visti tanti, ma poi viene ancora di più sformato all'interno delle commissioni. Ora, noi stiamo assistendo, tre di noi fanno parte della commissione bilancio, quindi lo vedono sulla propria pelle, stiamo assistendo a una vera e propria, un vero e proprio colpo di mano da parte di tutte le commissioni bilancio. Perché? Perché l'incostituzionalità e l'inapplicazione dell'articolo 81 della Costituzione sta diventando una questione puramente politica. Ora, la non copertura di un decreto non può essere una questione politica. L'abbiamo visto con l'ultimo decreto IMU Banca Italia, la Commissione Bilancio della Camera si è trovata a dare un parere favorevole, semplicemente perché qualunque altro parere avrebbe creato dei problemi di tempo, avrebbe fatto modificare il decreto che poi doveva di nuovo ripassare al Senato. Questa azione è inaccettabile. Se un decreto è incostituzionale, se un decreto non ha le coperture, non ce l'ha e basta, non è possibile seguire i tempi che la politica ci impone in questa maniera, soprattutto quando poi a pagare sono i cittadini, perché ci ricordiamo tutti che le incostituzionalità che riguardano le coperture poi vanno sulle teste dei cittadini attraverso le clausole di salvaguardia. Questo ormai l'abbiamo capito, aumenti delle accise e quant'altro. Quindi a partire dalla legge di stabilità e anche per i decreti precedenti, lo faremo con i successivi, informeremo puntualmente il Presidente della Repubblica in una maniera molto tecnica, spiegando lui perché non deve firmare quel decreto. Salve, io sono Elisa Bulgarelli del Senato e, come dicevano i miei colleghi, il vero problema è proprio che il Parlamento è esautorato dai suoi poteri, perché intanto il governo non fa altro che calendarizzare solo e soltanto decreti, legge, ne ha fatti praticamente 12 in due mesi. In più Napolitano ci esorta a non fare emendamenti che non siano prettamente nella materia del decreto, e quindi alla fine i parlamentari non possono fare nulla, anche perché c'è una completa schizofrenia in aula, in quanto tutti questi decreti arrivano veramente con dei tempi molto molto stretti, vengono calendarizzati prima in aula, non prima in commissione, prima in aula, e a seconda dei tempi che noi dobbiamo rispettare per portare il decreto in aula viene poi calendarizzato in commissione, portando ovviamente un lavoro delle commissioni che è spesso e volentieri inutile e molto 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 superficiale, proprio per i tempi molto ristretti. E in più stiamo vedendo tutti questi decreti che sono solo campagna elettorale, nel senso che nei decreti vengono stabilite delle cose e poi non vengono fatti i decreti attuativi. Senza decreti attuativi ovviamente tutte queste cose scritte nel decreto non arrivano nel mondo reale, e quindi loro poi escono in conferenza stampa raccontando che hanno tagliato questo, hanno fatto quello per l'Italia, che è in una situazione devastante, e poi in realtà tutto si ferma quando arriva al momento in cui devono essere scritti i decreti attuativi. Un esempio
esempio tipico è quello del mille proroghe, dove ci sono, non so, il commissario dei terremoti del 1980, che è dal 2003 che è arrivato per chiudere i lavori delle infrastrutture, e anche quest'anno invece proroghiamo ancora il fatto che lui stia lì per chiudere questi lavori dopo 10 anni, e gli diamo 100.000 euro. E sono tutti così, tutti questi decreti non sono praticamente portati nella realtà con i decreti attuativi, e in più mancano di copertura, e quindi c'è comunque un problema di incostituzionalità, perché come sapete bene, come diceva anche la mia collega, i decreti devono essere per forza coperti. Un esempio tipico è quello del decreto sul lavoro, che è stato coperto con una parte di soldi dell'Unione Europea, una parte di soldi invece italiani. La parte dei soldi italiani non è comunque, non c'è, la copertura non è stata neanche bollinata dalla Ragioneria dello Stato, e quindi noi faremo queste lettere alla fine di ogni decreto, quando il Presidente dovrà firmare, proprio per spiegargli perché non deve firmare, perché se lui è il garante deve garantire che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. E ripasso la parola a Maurizio. Sì, quindi naturalmente chiediamo che Napolitano sia realmente il garante non soltanto del governo che sta cadendo a pezzi. Abbiamo visto quanti ministri stanno lasciando, e quanti avranno delle cose da raccontare all'interno del Parlamento, ma comincia ad essere realmente il garante di tutti, o se no si assuma le responsabilità. Ora, se avete qualche domanda... Volevo innanzitutto capire se queste vostre lettere sono il primo atto verso la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, che avete annunciato più volte, l'ha annunciato anche Grillo. Parliamo di messa in stato d'accusa perché l'impeachment in Italia non esiste tecnicamente. In realtà questa è una vera forma di tutela. Noi in qualche modo tentiamo di tutelare il Presidente, perché lui è garante della Costituzione e forse non si è accorto di che cosa sta accadendo durante il governo in cui lui è Presidente della Repubblica. Quindi noi abbiamo scelto questa strada perché né i giornali né l'informazione in questi mesi, cosa che noi abbiamo fatto in maniera ripetuta nelle conferenze stampa, hanno riportato la gravità delle cose rispetto alla responsabilità di un Parlamento che fa leggi incostituzionali e un Presidente della Repubblica che firma i decreti. Quindi è un passo indietro rispetto a quello che Grillo ha annunciato più volte anche nei suoi comizi? Cioè, volevo sapere se voi siete pronti a portare avanti la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica che Grillo... Assolutamente sì, nessun passo indietro. Queste lettere corrono parallelamente. Noi anzi siamo arrivati a questo punto dopo un percorso. Sulla legge di stabilità in particolar modo abbiamo denunciato i fatti dell'illegittimità della legge di stabilità, che viola in maniera netta la legge di bilancio, dichiarandolo al Presidente della Commissione bilancio alla Camera, al Presidente Boccia, inviando poi una lettera alla Presidente Boldrini in cui le facevamo per l'appunto capire la gravità della situazione. Ma finché, nel momento in cui non risponde Boccia, non risponde la Boldrini e nessuno si prende carico di questa responsabilità, l'unico a potersene prendere carico è proprio il Presidente Napolitano. E quindi questo atto è per dimostrare il fatto che i lavori di questi mesi all'interno del Parlamento sono per l'appunto illegittimi, perché nel caso specifico della legge di stabilità viola una legge che è stata votata da questo Parlamento, quindi una contraddizione pazzesca. E in più ogni singolo decreto, come vi è già stato spiegato, esce e viene licenziato senza le coperture idonee, quindi non rispettando l'articolo 81 della Costituzione, che invece richiede delle coperture certe e per l'appunto delle risorse disponibili ad oggi, cosa che invece per molti decreti non è successo. Okay. Questo dal punto di vista dei lavori parlamentari, poi naturalmente lo stato d'accusa è una cosa che vedrete presto. Ok, l'ultima cosa che chiedo è se quindi farete una consultazione online per chiedere ai vostri attivisti se sono d'accordo con la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Quanto abbiamo descritto in questi mesi e quanto abbiamo descritto anche oggi
credo che sia già una risposta esaustiva, anzi chiedo a voi se questi motivi di incostituzionalità o approvare delle leggi che sono incostituzionali può essere o meno un motivo valido. Lo abbiamo detto da tempo, ci lavoriamo da tempo, non escludiamo a breve, ecco, che quest'atto venga realmente formalizzato. E consulterete gli attivisti? Ripeto, probabilmente su questo concordiamo tutti, anche voi qui all'interno dell'aula. Cioè tutti i parlamentari? Anche voi giornalisti, anzi vi chiedo a voi giornalisti, ecco, cosa ne pensate. No, però la domanda è chiara. Quello nei talk show, nelle conferenze stampa parlano sì, oggi, politici. Oggi stiamo facendo una consultazione online sulla legge elettorale, dico probabilmente su questo tema qui, non ci sarà l'esigenza, perché è una cosa che davanti agli occhi di tutti, e le violazioni sono davvero tante, però ecco, non escludiamo nulla. Anzi, è una bella idea, magari ci ragioneremo, anzi noi come sapete noi ascoltiamo sempre tutti, quindi è un'idea che anzi può essere un momento di ragionamento, ci ragioneremo, nulla vieta che anche te come cittadina stai facendo un ragionamento che potrebbe portarci a ragionare anche su questa questione, sicuramente però ecco è una questione molto, molto urgente, quindi per l'appunto ci abbiamo lavorato da mesi, però ci ragioneremo anche da quel punto di vista. Sì, magari, chiedo scusa, anche i media e i giornali potrebbero far partire una consultazione ai propri lettori, ecco, se sono contenti o meno dell'operato di questo Presidente della Repubblica e se realmente lo sentono come il loro Presidente o meno. Quindi invito anche i media, ecco, ad essere, diciamo, parte attiva di questo progetto che noi stiamo portando per primi avanti. È una sperimentazione, dico, potrebbe essere anche un passaggio molto, molto importante, quindi invito anche a voi, ecco, nel far partire immediatamente, chiedete agli italiani se il Presidente della Repubblica in questo momento li rappresenta o no. Posso? Due camere affinché insomma si abbia una materia che sia omogenea nei decreti. Non le sembra eccessivo definire il capo dello Stato boia che non difende l'opposizione? Perché lei questo ha detto prima. La questione è molto semplice. Noi in questi mesi ci siamo trovati a lavorare in situazioni in cui mancavano delle garanzie per i parlamentari che non appartenessero allo schieramento di Renzi e Berlusconi ora e prima di Berlusconi e Bersani, a poter lavorare con le garanzie per l'appunto di contribuire al miglioramento di tutto quello che veniva fatto all'interno di Camera e Senato. E ho ripreso quella descrizione per il semplice motivo che proprio stamattina sul decreto IMU Banca Italia sta ancora avvenendo una capigruppo il cui obiettivo era quello di decidere se restringere i tempi per i partiti d'opposizione, ma per l'unico partito d'opposizione che c'è in questo momento alla Camera e al Senato, per restringere i loro tempi e procedere quindi in maniera celere, senza ascoltare le nostre ragioni, e per licenziare nel più breve tempo possibile il decreto IMU Banca Italia. La decisione della tagliola è a insindacabile discrezione della Presidente della Camera, e già questo vi fa capire molto, ma sappiamo benissimo che se il Presidente della Repubblica intervenisse anche in merito a questa questione potrebbe decidere se procedere con la tagliola o meno. Quindi, anche perché il Presidente della Camera, così come il Presidente del Senato, hanno dimostrato di essere molto succubi alle decisioni naturalmente di Napolitano, tant'è che non ci permettono nemmeno di poter pronunciare il suo nome alla Camera o al Senato. Ce ne sono degli esempi qua, andate a vedere gli interventi del collega Santangelo al Senato e vi dimostrerà proprio questo. Quindi sono proprio gli artefici di questa violenza, ma non tanto nei confronti nostri. Noi
siamo qua proprio per questo, per riportarli agli onori della cronaca, ma nei confronti dei cittadini, perché voglio ricordarvelo ancora per l'ennesima volta, 7,5 miliardi di euro sono un bel malloppo da regalare alle banche private delle assicurazioni. Poi si paventa il tutto e si distoglie l'attenzione parlando del risparmio di un miliardo eventuale, in un qualche modo riformulando le funzioni del Senato. Qua ci sono in ballo 7,5 miliardi di euro, che questi capetti che guidano questi partitini parlino di questi 7,5 miliardi di euro in televisione invece di raccontarci altre balle. Noi vorremmo sapere se il Presidente è garante degli italiani o della maggioranza, perché fa un po' di differenza. Allora, dovrebbe essere garante degli italiani, in questo momento non ci sembra che lo sia. No, volevo sapere solo una cosa, ci siete passati in questo momento, volevo sapere quale poteva essere il vostro atteggiamento sulla questione di Imobank Italia. L'atteggiamento su Imobank Italia l'avete visto in questi giorni, anzi siamo stati costretti a fare delle azioni abbastanza rilevanti per far uscire sui giornali che dentro quel decreto ci fosse anche Banca Italia, perché mi sembra che poca attenzione sia stata data rispetto a questo furto acclarato di 7,5 miliardi. Ora, una forza politica di opposizione che ha il 25% del paese, che si trova a doversi stendere sotto i banchi della presidenza per dire fuori che c'è un problema grosso, un furto ai danni dei cittadini, io credo che questo insomma sia una posizione chiara e netta. Dopodiché io credo che tutti si debbano prendere le proprie responsabilità, perché nessuno garantisce le opposizioni, nessuno garantisce i cittadini quando si denunciano cose gravi come queste, ma forse neanche l'informazione già dà il giusto peso. Noi abbiamo fatto diverse conferenze stampa su questo tema e chi c'è stato se lo ricorda. Io non ricordo grosse pagine di giornale riempite da queste accuse, che sono molto forti. Probabilmente nessuno ha intenzione di sottolinearle. Io e noi tutti riteniamo che siano molto gravi e che i danni che queste cose fanno sono sotto gli occhi di tutti e hanno portato il paese a quella situazione indecente in cui oggi si trova. Ok, ringrazio tutti e buon lavoro e buona giornata.